Buongiorno dal maestro fide Marco Corvi, www.scuoladiscacchi.it. Oggi vedremo insieme come funziona l'applicazione per Android Play Chess e inoltre vedremo come utilizzarla insieme all'applicazione Analyze This. L'applicazione Play Chess per Android si scarica gratuitamente, o almeno gratuita era quando l'ho scaricata, ecco, fino a poco tempo fa. E vi permette attraverso, vedete qua il pulsante account, questa è la schermata iniziale che la vedrete una volta lanciata, applicazione Play Chess, questo è il simbolino, vedrete questa prima schermata, la prima cosa da fare è cliccare su account, qui potrete inserire i dati attraverso questo pulsante, i dati del vostro account, io già l'ho fatto, vedete username e password, si parla dell'account di Play Chess, potete crearlo direttamente da questa app oppure dal sito www.playchess.com, avete all'inizio un periodo di prova gratuita, poi se volete potete pagare l'abbonamento annuale oppure continuare ad usarlo con delle funzioni limitate, ma comunque molto ampie, vi permette comunque di giocare. È lo stesso account che utilizzate su Play Chess per chi lo utilizza già attraverso il Fritz oppure attraverso il Chessbase. Ecco, io ho collegato qua il mio account. Sono i dati del mio account. Ok, e quindi ecco, torniamo alla schermata principale. Una volta collegato l'account, l'uso principale che ne faremo è play, giocare. Play Chess serve infatti soprattutto per giocare delle partite sul server di Play Chess attraverso il vostro smartphone oppure attraverso il vostro tablet. Toccate play e praticamente si apre una finestra dove qui in questo spazio di colore bianco compaiono le sfide che vengono diciamo lanciate dagli altri giocatori. La prima cosa da fare è impostare qua sotto, vedete che avete vari simbolini, impostare la formula. La formula è qualcosa che filtra le sfide, le richieste di sfide che voi mandate. Per esempio, se voi attivate la formula, vedete la mia formula ora è attivata. Tolgo Rated perché mi interessano solamente le partite Rated. Quando sfiderò, manderò una sfida in generale, voglio giocare con qualcuno a 5 minuti, per esempio, automaticamente se la mia formula è attiva, questa sfida a 5 minuti andrà solamente ai giocatori Rated. E inoltre, vedete, io ho messo anche un Elo, andrà praticamente ai giocatori che hanno da 1800 punti in su. Vedete qua potete anche, anziché scegliere il punteggio personalizzato come ho fatto io, dire ok che la sfida che io lancerò andrà solamente ai giocatori più forti di me o con un punteggio Elo circa uguale al mio, eccetera. E ecco, vedete anche qua naturalmente potete scegliere i tempi dei tempi di riflessione fissi, ma insomma, diciamo la cosa più importante da fare qui è scegliere Rated, a seconda se volete fare una partita con Elo o senza, e il punteggio Elo dei vostri avversari. A questo punto cosa succede? Che nel momento in cui io lancerò una sfida, per esempio cercherò qualcuno, un avversario a 3 minuti, vedete mi fornisce dei tempi già predeterminati, se clicco invece qua mi dà dei tempi diciamo di riflessione più lunghi e qui dei tempi di riflessione ancora più brevi, infatti il proiettile riunisce tempi 1 minuto, 2 minuti, 1 minuto più 2 minuti più alcuni secondi a mossa, esiste anche vedete 0 minuti iniziale più 1 secondo a mossa, ma in realtà 0 minuti ma parte con 10 secondi a mossa, 10 secondi a mossa più 10 secondi iniziali più 1 secondo a mossa. Ecco, vedete nel frattempo è comparsa una sfida, cioè c'è qualcuno che cerca un avversario che rientra nei parametri del mio punteggio Elo per giocare una sfida a 5 minuti. Se io volessi accettare, ecco, non mi resterebbe che cliccare qui. Se invece voglio lanciare una sfida a qualcuno a 3 minuti, ecco, cliccando. Quindi vedete qua sul simbolo del lampo e poi su, per esempio, 3 minuti. A questo punto, vedete, subito ho trovato
un avversario che rispetta i limiti della formula che ho, è nel range della formula che ho impostato, quindi ha un determinato punteggio L, in questo caso è 2092, e che ha accettato di giocare. Adesso vedete, ci ho messo troppo a fare la prima mossa e lui ha annullato la partita. Questi pulsanti qua servono, questo serve per spedire un applauso al vostro avversario, per esempio perché ha fatto una buona mossa, oppure perché ha vinto la partita, oppure forse potete anche fare un applauso in modo ironico, non lo so. Questo pulsante serve per sfidare di nuovo il vostro avversario, e questo pulsante invece, vedete, serve chat per scrivere qualcosa al vostro avversario, game data per i dati della partita. E poi potete salvare anche. Ok, torniamo indietro. Quindi abbiamo visto rapidamente come si imposta una partita. Ecco, un'altra funzione importante qui è Watch, che invece serve a vedete, a vedere le partite che si giocano nel mondo. Attenzione, perché qui parliamo principalmente di partite del mondo reale. Vedete che, per esempio, Bachmann-Morozovic è una partita giocata a Barcellona. Sono partite giocate, ecco, queste con il simbolino rosso, sono giocate proprio il giorno stesso. Sono state giocate oggi, evidentemente sono da poco terminate. Se ci clicchiamo sopra, carica la partita e la possiamo vedere. È molto interessante perché praticamente vi permette proprio di vedere, è proprio una finestra sul mondo, in diretta le partite giocate. In questo momento non ce ne sono. Sì, ecco, vedete, per esempio questa qui, Grigorian Gargatagli, oppure Balog Narciso. No, Balog Narciso è terminata mezzo a mezzo, ma questa qua si sta giocando in diretta. Ecco, se ci clicco sopra la carica, e vedete, questa è proprio la posizione in diretta che stanno giocando in questo momento a Barcellona questi due giocatori. Vedete i nomi, il punteggio Elo, e quindi potete, diciamo, vederla in diretta mentre viene giocata. Ok, vedete che qui abbiamo una cartella history che tiene conto delle partite che abbiamo giocato, delle partite che abbiamo visto, di varie cose. Benissimo, adesso proprio è stato questo una carrellata rapidissima su Play Chess, però ecco, ricordiamo, la funzione base del Play Chess è quella di, almeno io lo utilizzo principalmente per giocare le partite. Quindi andate su Play, cliccate dopo aver impostato la formula. Quindi impostate la formula, mettete il punteggio Elo, il range a cui volete inviare la sfida, scegliete se partita rated oppure unrated, la tenete attivata. Dopodiché, ecco, scegliete un tempo, lanciate la sfida e giocate la partita. Una volta fatto questo, possiamo utilizzare Analyze This. Analyze This è un'applicazione totalmente gratuita che potete scaricare dal Play Store e è molto molto interessante. Allora, una volta che la lanciate, ecco, una volta che la lanciate vi compare questa schermata. E è molto interessante perché vedete, qua ci sono due motori, Critter e Stockfish, che possiamo lanciare, prima uno e poi l'altro, e automaticamente vedete Stockfish colorato in viola, e quindi qua scrive la mossa che lui farebbe con il seguito, la valutazione, insomma le solite cose dei motori, e sulla scacchiera vi indica in viola la mossa che lui farebbe. Critter anche fa la stessa cosa, in questo caso tutti e due preferiscono giocare pedone in E4. Oh, allora,
Abbiamo varie opzioni, vedete qua c'è board, no? Ma la funzione più, ecco qua vedete impostazioni, volevo mostrarvi, qua potete subito cambiare il colore della scacchiera, mettiamo per esempio brown. Ok, perfetto. Ok, a questo punto andiamo su Games e vedete dice nessun file PGN caricato e va nella SD card del telefono o del tablet, dove tra le varie cose dovreste trovare la cartella Chessbase. Andiamo nella cartella Chessbase e vedete che nella cartella Chessbase troverete server played e poi io qua c'è scritto Raven, ma avrete scritto il nome del vostro account. Ci andate sopra e troverete le partite che avete giocato, no? Quindi, per esempio, cliccandoci sopra la partita, automaticamente la partita viene caricata. Vedete, viene caricata la partita, no? Oppure potete anche sempre andando su Games, apri PGN, andare in un qualsiasi diciamo archivio PGN che per esempio anche vedete Grid Games, che è un database che trovate di base in Android quando installate Play Chess oppure Chessbase, e prendere insomma una qualsiasi partita. E quindi è molto comodo utilizzarlo con le partite che giocate su Play Chess. Vedete qua trovate la partita e poi potete proprio attivare i motori, andate in un punto qualsiasi della partita. E vedere proprio le differenti, no? Ah, questa è la famosa partita, l'Askerbauer, dove c'è, ecco, andiamo come indietro, ecco a questo punto il famoso l'Asker gioca cavallo H5, Bauer cattura il cavallo e qui c'è il famoso sacrificio alfiere per H7. No? Ecco, vedete qua ci sono proprio le analisi dei due, diciamo, motori. Ma una funzione molto interessante, ecco per esempio se io vado qui, prendo, cioè, no, apri PGN, volevo prendere una partita non commentata, vediamo un po' se la troviamo qui. No, va bene, comunque, ecco, una volta che avete una partita senza commenti, preferibilmente vostra, potete fare questa funzione auto-analysis che è molto molto interessante, perché praticamente vi permette di scegliere il tempo per mossa, che può andare da pochi secondi a 20 secondi, e quindi vedete che vi dà, a seconda del tempo che scegliete qua, il tempo totale, e potete mettere con commenti, scegliere il motore, qua c'è Critter, no? E Stockfish, e poi fare Start, e praticamente la macchina inizierà a pensare e vi commenterà con commenti proprio naturali, verbali, le partite che voi avrete giocato su Play Chess. Quindi, insomma, diciamo una funzione molto molto interessante da utilizzare. Bene, una rapidissima carrellata, ecco il mio consiglio quindi è quello di utilizzare Play Chess per giocare le partite online, perché una volta giocate le partite su Play Chess potrete andare in Analyze This, cliccare come avete visto su Games, fare apri PGN e
nella cartella Chessbase troverete un file server.played.il il nome del vostro account e potrete cliccare, scegliere la partita che avete giocato, la partita giocata e far sì che Analyze This, ecco, cliccando su Analysis, Auto Analysis, ve la analizzi proprio con commenti verbali naturali in modo automatico. Ecco, vedete qua ci sono i motori. In questo modo si avviene i motori. Naturalmente potete anche semplicemente, diciamo, fare, adesso ce le fa fare, si possono fare delle mosse sulla scacchiera naturalmente in qualsiasi momento. Questa modalità e avere, insomma, diciamo l'occhio dei due motori, no? Che analizzano la partita. Bene, per oggi è tutto. Ecco, questa qui è l'immagine di Analyze This, come è scritto, vedete, Analyze This e PlayChess, le due app che abbiamo visto oggi. Vi ricordo il mio sito www.playchess.it, no, scusate, www.scuoladescacchi.it, www.playchess.com è il sito dove potete, diciamo, fare la registrazione su PlayChess, o potete farla pure direttamente dall'app. Ok, il mio sito www.scuoladiscacchi.it, il maestro Fide Marco Gordi, vi saluta, ci vediamo presto.